italiani vanno in guerra come fossero partite di calcio e alle partite di calcio come fossero guerre. Celebre frase di Churchill, e quanto ci aveva ragione. Avete visto ieri a Udine? Sembrava una trincea di guerra per davvero. Città ultra mega blindata, posti di blocco, barriere mobili, dissuasori, vie monitorate da artificieri, unità antiterrorismo, antisabotaggio, cinofila, cecchini. La paura regna sovrana. Paura degli scontri, paura delle contestazioni, ma soprattutto la più grande di tutte le paure, e cioè che le telecamere possano inquadrare cosa veramente pensa l'opinione pubblica riguardo all'operato dello Stato innominabile. Quella sì che è roba che fa tremare veramente i polsi. Sia mai che possa succedere quello che è successo a Budapest, quando i tifosi si sono addirittura permessi di girare le spalle, che poi si è subito dovuti correre a scrivere le veline dicendo che il gesto è stato brutto, che si è corsi ad identificarli, perché manco il dissenso non violento, manco il girarsi di spalle è consentito. Bisogna correre a scrivere che sono la vergogna dei tifosi italiani. Episodi evidenti di antinominabilismo. È tutto un antinominabilismo. E chi ci voleva essere nei panni dell'arbitro? Metti che poi ti ritrovi a fischiargli il rigore contro. È un attimo che te fanno le operazioni mirate nel giardino di casa. Ci si mette niente a trovarti un tunnel di Hezbollah che ti spunta direttamente sotto la cuccia del cane. Occhio, eh? Insomma, il mantra è solo uno: severamente vietato contestare. Figuratevi che pure Spalletti, che sarà permesso di usare una metafora calcistica per dire la sua, affermando che convinciamoli che la guerra deve finire, intendendo ovviamente sul campo di calcio, e come si è permesso, ha trovato subito l'ira funesta di Libero e immediatamente gli ha dato della kefia azzurra. Un passo falso sgradevole. Ci mancava il capofazione, la panchina usata come sgabello per discorsi partigiani. Addirittura, che è, oh? Oh, è importante però che non dici cazzate, se no. 118! Eppure una volta non era così. Una volta dicevano che la contestazione non violenta era una cosa sacra, il sale del diritto democratico. Una volta si diceva che boicottare le manifestazioni sportive era importante per dare un segnale, il segnale della non condivisione dell'operato dei governi. Era una questione di diritti, di rispetto del diritto internazionale. Bei tempi quelli, un sacco di tempo fa, eh? Eh no. In realtà a malapena un paio di mesi fa. E chi è che le diceva ste cose? Ma ovviamente sempre loro, gli stessi che oggi asseriscono tutto il contrario. E così bandivamo atleti e dirigenti russi perché l'invasione di Putin significava stritolare i diritti umani e i sacri dettami delle carte olimpiche e dello sport, dicevano. Si sono cancellati eventi, ritirate onorificenze, si levavano le voci dell'Occidente nel nome del boicottare e subito. E così la nazionale di calcio polacca si rifiutava di scendere in campo contro la Russia nelle qualificazioni per i mondiali, considerati urbi et orbi degli eroi. A scherma ai campionati europei, l'Ucraina lanciava l'appello a boicottare e tutti rispondevano: obbedisco. Italia prima della fila, che noi per ste buffonate da camerieri, figurate, siamo sempre i primi della fila. Atleti di tutto il mondo applaudivano quando la Russia veniva cacciata via pure dalle Paralimpiadi. Addirittura si diceva che era colpa degli atleti, sempre per voce di Kiev. E nessuno obiettava nulla. E se il calcio, scherma e paralimpiadi non fossero state abbastanza, l'accalorato appello veniva lanciato a tutte le federazioni: pattinaggio sul ghiaccio, sci, hockey, basket, tutto. Sci raccomandava l'esclusione di atleti e dirigenti russi e bielorussi perché la sua missione è contribuire alla pace attraverso lo sport, dicevano. E non si salvava manco il Wimbledon, dove sotto le pressioni del governo britannico agli atleti si facevano addirittura gli interrogativi per cavargli dalla bocca che non fossero sostenitori del governo di Putin, come nel caso di Daniil Medvedev, che davanti alla commissione parlamentare britannica e al ministro dello sport doveva dire, tipo tribunale dell'Inquisizione: lo giuro, ve lo giuro che lo schifo a Putin, per non essere arso sul cippo dell'onta sportiva. Abbiamo bisogno di qualche potenziale garanzia che non siano sostenitori di Putin e stiamo valutando quali requisiti potremmo dover soddisfare per cercare
di ottenere qualche garanzia in tal senso, dicevano. Non so, forse volevano puncicargli nei, oppure cercargli il capello rosso in testa come si faceva con la caccia alle streghe. Cercavano garanzie. La federazione di judo invece andava direttamente alla fonte. Annunciava la sospensione di Putin come presidente onorario e ambasciatore della federazione perché aveva disonorato il sacro principio del judoka, ma non abbastava mai. Roberto Bolle, direttamente dal Salone del Libro di Torino, ci teneva a dare prova della sua fedeltà alla linea. Non inviterò al mio spettacolo ballerini russi. Non hanno colpe, ma è giusto dare un segnale politico. Vedi, qua almeno c'era stato un passo avanti. Almeno per lui la colpa non era degli atleti, come nel caso delle Paralimpiadi, no? È già qualcosa. Ma perché fermarsi al mondo dello sport quando si poteva andare oltre? Via i russi e i bielorussi dall'Eurovision perché i valori non sono più condivisi. Stop alla vodka, stop al caviale, mai più Moscow Mule, che il valore della vodka non ci appartiene più. Via gli autori, via i testi universitari, via i gatti. Che sembra che un gatto di Kiev abbia miagolato che era tutta colpa dei gatti russi. Via direttamente i russi dalla storia. Perché i valori, erano venuti meno i valori dello sport, del diritto umano, della civiltà. Meno così ci avete detto fino alle recentissime Olimpiadi a Parigi, dove 15 atleti russi e 17 bielorussi hanno stavolta potuto competere, ma senza bandiera e senza inno. È roba di 2 mesi fa, ma si vede che abbiamo frainteso. A quanto pare i nostri valori condivisi sono altri. Ad esempio, a quanto pare condividiamo e come i massacri che avvengono da oltre un anno e che hanno portato a calcoli di circa 118.000 vittime nella striscia da parte di medici e infermieri americani, rendendo le stime del The Lancet molto più attendibili di quelle di Rampini, così per dire. Condividiamo il valore di sparare addosso ai soldati delle Nazioni Unite, ai nostri stessi soldati, senza che nessuno dica una parola. Un silenzio assordante che riguarda anche la più alta carica dello Stato che comanda le forze armate. Oh, non gli è uscito un fiato dalla bocca? Se vede che quel valore lì è condiviso. Deve essere certamente un valore condiviso quello di vedere la gente arsa viva nelle tendopoli. Talmente condiviso che avviene lo stesso giorno della partita e in campo si scende lo stesso. Questi sì che sono i valori che evidentemente condividiamo. Infatti nessuno si permette di non scendere in campo. Se fischi durante l'inno te vengono a identificare. Mettiamo i cecchini, i servizi segreti, credi tutto. Perché nessuno si frapponga tra noi e questi nostri valori. E primo tra i nostri valori mi pare evidente che è proprio la coerenza. Che non la vedete la coerenza? Eppure bastava poco per essere coerenti. O boicottavi coerentemente con un precedente che tu stesso hai creato facendo tutto da solo. O fai partecipare però senza inno, senza bandiera, come hai fatto con quell'altri. A rischio però che ti arrivi un'altra chiamatina, come quella che forse ha trasformato il ruggito, l'ira funesta del pelide Crosetto nel miagolio del micio nella scatola di cartone. Oppure, e questo è quello che penso io, li fai giocare sì, ma regolarmente. Il che significa con lo stadio pieno, i tifosi che gli potrebbero girare le spalle, che li potrebbero fischiare durante l'inno, e gli potrebbero pure scrivere qualche striscione. Li fai giocare dando la possibilità alla gente di contestare, di dissociarsi, di schifare l'operato di un governo, sempre in modo non violento, si capisce? Un principio che vi era sacro finché erano quell'altri e finché era qualche mese fa, me pare. Il più stronzo dei cori, dei fischi, degli striscioni sarà sempre meno grave della gente arsa viva, voglio sperare. E se davvero l'opinione pubblica è così favorevole, vedemola alle telecamere tutto sto favore. Come mai tutta sta apprensione, tutto sto dispiegamento de forze, tutta sta premura nel non mostrare nemmeno i fischi alle telecamere? Tutto sto favore da parte dell'opinione pubblica e fatecelo vedere, no? Mostratecelo. E invece, come sempre, si è deciso di dimostrare altro. Si è deciso, come sempre, di dimostrare che la pelle di qualcuno, uomo, donna o bambino che sia, vale comunque meno dell'orgoglio ferito di un calciatore dello stato innominabile. Ma quella, figuratevi, non è più una novità. In quanto Italia abbiamo anche dimostrato che la pelle di un soldato italiano dopo gli attacchi all'Unifil vale meno dell'unghia del mignolo di un innominabile, meno di uno striscione. E questo già sarebbe ridicolo di per sé. Lo diventa ancora di più con il governo del sempre dalla parte della divisa, sempre dalla parte delle forze dell'ordine, delle forze armate. Il governo del Dio benedica i nostri soldati, che fino a qualche tempo fa, nelle parole della Premier, proprio quelli dell'Unifil
Unifil erano fondamentali. E ancora più ridicolo diventa con la stampa che a questa politica fa eco. E pur di difendersi il mignolino degli innominabili sputa addosso ai suoi soldati. Quelli che ieri erano fondamentali adesso diventano inutili da smantellare e perché no, anche corrotti. È vero, per alcuni italiani le guerre sono come le partite di calcio. Ma no, non del tutto come diceva Churchill. Ma più nel senso che proprio come nel calcio, per qualche italiano la maglia cambia a seconda di chi più paga. Che vergogna.